Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, un luogo caratterizzato dall'immagine di San Francesco che campeggia, ecco, su un lato di queste pareti. Ma era un luogo di anche racconto, perché qui i pochi che potevano accedere avevano l'opportunità di raccontarsi a Padre Pio attraverso delle lettere, attraverso dei racconti che venivano raccomandati da altri frati, ecco, diversi racconti. E qui era il tragitto che faceva Padre Pio per tornare verso la sua cella. Attraverso questo testo, Padre Pio ci ruba i figli, si tratta di un piccolo opuscolo di Padre Alessandro Aripa Bottoni che ci racconta quello che accadeva in queste mura, soprattutto in queste due stanze, le camerate dei piccoli seminaristi, ci racconta che qui accadevano fatti che non erano ordinari. In quel tempo, nel 1916-17, i collegiali dormivano in queste due camerate. In una vi erano tutti i letti dei collegiali, nell'altra vi era il letto di Padre Pio, che era nascosto da due teli bianchi. Ecco, proprio qui. Che pendevano da due ferri doppi, un paio di centimetri. Nel muro che separava le due stanze vi era una finestrina senza vetro, dalla quale Padre Pio, pur rimanendo a letto, poteva vigilare i collegiali che dormivano. Nella stanza nella quale dormiva Padre Pio vi era un posto per un altro letto e questo venne occupato sempre da me. Ecco il racconto del testimone diretto. Una notte, racconta, mi svegliai di colpo per un grande fracasso. Ad occhi aperti, ben nascosto nelle coperte, io sentivo che Padre Pio gemeva, ripeteva solo le parole, Madonna mia. Ecco il racconto che viene direttamente scritto su questa immagine, su questa targa di Padre Emilio d'Amatrice, che era allora un piccolo seminarista. Dall'altra parte sentivo sghignazzare, rumori di ferri che si storcevano, cadevano a terra, catene che rumoreggiavano sul pavimento. Non so quanto durò questa scena, ma è certo che io rimasi senza fiato, nascosto come un topo sotto i muri di una casa in rovina. Al mattino, prima che suonasse la sveglia, appena riuscii a liberare la testa dalle coperte, al tenue chiarore del lumicino, vidi con spavento che i ferri dei teli che erano contorti. E Padre Pio, con un occhio gonfio, dolorante, era seduto alla sedia. Abbottonai i miei calzoncini, corsi subito dal padre, tutto spaventato, buttandomi ai suoi piedi, gridai: Padre, padre, ma che cosa è avvenuto questa notte? E Padre Pio mi rispose con un piccolo bacio e mi rassicurò. Mi disse di stare zitto, poi mi disse di andare a chiamare Padre Paolino, che dormiva in una stanza separata. Venne e parlò con Padre Pio e quando noi già eravamo levati e pronti per andare al coro ad ascoltare la Santa Messa, con voce trattenuta ed emozionata ci disse di pregare molto e di non dire parola alcuna su quanto era avvenuto quella notte. Allora noi stemmo zitti, addoloranti, ma curiosi. Ci demmo subito da fare per sapere cosa era successo intorno al letto di Padre Pio con quei ferri tutti contorti. Qualche ora dopo il fabbro, il mastro Vincenzo, che portò i ferri contorti nell'orto del convento e poi nell'officina, e in giornata mise tutto a posto. Padre Pio tacque per qualche tempo, racconta Padre Emilio, ma poi, dietro le nostre insistenze, un giorno spontaneamente ci fece sapere il segreto di tutto questo. Il padre, dopo averci raccomandato ancora una volta di addormentarci sempre con la preghiera sulle labbra, ci disse: Voi volete sapere perché il diavolo mi ha fatto una solenne bastonatura? Per difendere uno di voi. Il tizio, ci disse anche il nome, era in preda ad una forte tentazione contro la purezza e invocava la Madonna. Spiritualmente, dice Padre Pio, invocava anche il mio aiuto. Immediatamente corsi in suo sollievo, sorretti dalla corona della Madonna, abbiamo vinto. Il ragazzo tentato, libero dalla tentazione, si addormentò fino al mattino. Mentre io quella notte sostenni la lotta, fui bastonato, ma ho vinto la battaglia.